Comincia con una città, Sant'Angelo, che è uno degli esempi inserito nel, o meglio finanziato con le risorse di uno degli assi del POR FESR. Sul tavolo della presidenza quindi vedete il sindaco, il presidente, il dottor Luigi Nigri, che è il nostro rapporteur con l'Unione Europea. Allora io passo subito la parola al sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Grazzetti. La ringrazio, saluto tutti, il mio saluto personale va al presidente, al dottor Nigri, a tutti i consiglieri regionali, al presidente della provincia, a tutte le forze dell'ordine e a chi oggi è intervenuto presso questo consesso. Gli interventi, tutti quelli che sono stati gli interventi in questa prima conferenza stampa voluta dalla Presidenza della Regione su un argomento in cui troppo spesso la nostra Regione è menzionata in maniera purtroppo negativa. Questa volta invece vogliamo, penso si voglia sottolineare la virtuosità di un lavoro che ha visto la realizzazione di questi fondi, la prova tangibile che in Italia si può fare, si può realizzare, si può dare ai cittadini la fruibilità dei vari progetti che si offrono. Il nostro territorio, l'Abruzzo, è un territorio comunque che presenta, è abbastanza aspro, presenta delle difficoltà importanti nella gestione e nel preservare le sue caratteristiche. Abbiamo borghi medievali come quelli in cui noi oggi ci troviamo, arroccati spesso su sommità su cui poi si è edificato e si è sviluppato a livello del tessuto urbano. Questa tipologia di edificazioni sono una peculiarità che rendono uniche le nostre città, ma ahimè per noi amministratori sono quei discorsi un pochino difficili da poter su cui poter intervenire per dare garanzie. Le franosità dei versanti che purtroppo occupano queste, colpiscono quelle che sono le nostre cittadine, rappresentano una condizione di pericolo assolutamente da non trascurare, perché la loro evoluzione può causare oggettivi disagi di pubblica sicurezza. Per entrare nel merito del cantiere, perché a me spetta parlare del cantiere di Città Sant'Angelo, la zona che è stata interessata era già stata inserita nell'originaria perimetrazione per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico, già nel 2000. E rientrava nella condizione di R4, era classificata in R4. L'intervento che ha visto il finanziamento di una somma di 1,5 milioni di euro è servita alla messa in sicurezza dell'abitato sovrastante dove noi oggi siamo, mediante il consolidamento sia della scarpata a valle dell'asse viario della circonvallazione, sia della scarpata a monte, mediante la realizzazione di opere di ingegneria di progettazione, tenendo in considerazione le scelte già precedentemente esistenti, nonché la rigenerazione di quelle che sono le acque e il rischio idrogeologico, che è importante in quanto può essere fattore predisponente per le varie franosità. Le zone di intervento sono state poste lungo la circonvallazione, la strada che delimita il borgo, quindi da una zona antropizzata ad un paesaggio rurale. Quindi gli interventi che si sono preferiti realizzare sono tipologie di intervento prevalentemente interrate, che hanno portato all'inconfutabile miglioramento della percezione d'insieme. L'intervento di consolidamento del centro abitato Città Sant'Angelo via circonvallazione primo lotto, questa è la dicitura precisa e corretta, è stata composta da una realizzazione di una paratia drenante di pali collegati superiormente ad una platea di cemento armato con annegata soletta aggregante, avente la funzione di limitare la fase di franosità a valle, quindi nella zona rurale, quindi quando noi andremo a visitare nella zona a valle. Una piantumazione di alberi per mitigare il taglio di quelli già che sono dovuti eseguire durante l'opera, una riqualificazione formale e architettonica della struttura di contenimento in laterizio del ripristino dei fori di drenaggio, quelli che sono praticamente a monte verso la zona antropizzata, quindi vedremo delle alte mura che servono a contenere quella che è la scarpata, e una stabilizzazione e riqualificazione in termini di captazione del deflusso delle acque di tutta quanta la zona. Con le economie che sono state derivanti dall'appalto, e quindi qua noi vediamo
con le economie che sono state derivanti all'appalto, stiamo attendendo per procedere ulteriormente e la sovrintendenza che ci dia il via libera, sono state previste ulteriori opere complementari che risultano di fatto ricucire quella ristrutturazione di manufatti in laterizio che servono a contrastare il progredire della franosità sotto il centro abitato. Attraverso un abbattimento delle opere murarie preesistenti, che sono quelle più vecchie, fino ad arrivare ad una nuova struttura costituita, e qui noi lo possiamo vedere sulla sinistra, e quindi costituita da una paratia di pali in cemento armato e da un paramento di rivestimento in mattoni faccia vista. Praticamente noi è quella zona che vediamo dietro ai vari alberi che sono stati posti lì dopo il taglio. Tutte queste opere ed interventi hanno sicuramente avuto una ricaduta positiva sulla salute pubblica, perché hanno contrastato l'evoluzione del rischio franoso che si è potuto vedere nell'evolversi del tempo, sulla fruibilità dei luoghi, perché come andremo a vedere poi successivamente il transito pedonale è migliorato in maniera sostanziale, e soprattutto una migliore logistica anche per il transito dei mezzi, per una sicurezza maggiore stradale e oltretutto per una maggiore sosta dei vari mezzi. Difatti noi prima di questo intervento avevamo il parcheggio solo da una parte, solo da un lato. Oggi, dopo i vari interventi, possiamo vedere che i parcheggi si è ampliata la carreggiata stradale, oltre che si è andata ad aumentare anche il numero di parcheggi. Colgo l'occasione anche per annunciare, nell'ambito di una pianificazione generale, anche l'imminente inizio dei lavori per un altro lotto funzionale, che è il terzo lotto funzionale, che avrà lo stesso intervento però più a nord, quindi più a monte, della riqualificazione dei vecchi muri di contenimento verso il lato antropizzato. Nella stessa maniera si andrà a lavorare con l'abbattimento dei vecchi muri, si creerà questa qualificazione e successivamente questo parimento in laterizio fra mattoni faccia vista, che serviranno ad ampliare ulteriormente anche la carreggiata. Questo per fare un lavoro univoco in tutto quello che è l'asse che circonda Città Sant'Angelo. È per noi stato un intervento importante, fondamentale, ribadisco, per la franosità che purtroppo ha visto colpire la nostra cittadina, così come tante altre cittadine. E colgo l'occasione di salutare anche i vari sindaci che sono presenti qui, che hanno lo stesso nostro problema, e quindi certamente la regione e l'Europa ci viene in soccorso. Mi preme ringraziare anche la precedente amministrazione, che ha programmato, progettato e realizzato anche quest'opera, ci ha dato un lascito, e quindi è una cosa di cui noi dobbiamo dare giusta riconoscenza. E voglio ringraziare, e mi permetto di fare un piccolo ultimo saluto anche a quello che è stato il nostro ufficio tecnico, che ha portato, nonostante le esigue forze, sta portando a compimento quest'opera importantissima, perché è per noi cosa fondamentale, e li voglio ringraziare infinitamente perché lavorano sempre dietro e spesso e volentieri non vengono menzionati. Sono il vero cuore e la benzina di questa città per tutti quanti i lavori. Sicuramente dopo andremo a vedere sul campo quello che è l'opera, e spiegherò naturalmente in vivo quello che è stato l'operazione che si è effettuata. Quindi il mio è un saluto, un breve inciso e un'introduzione, quindi vi ringrazio infinitamente. Grazie per aver
sottolineato l'importanza di un'opera così per un borgo antico e soprattutto amato, perché poi Città Sant'Angelo è considerato uno dei borghi più belli d'Italia, senza contare altre diciamo annotazioni giornalistiche sulla qualità della vita di Città Sant'Angelo. Adesso io passerei la parola al dottor Luigi Nigri e lascerei le conclusioni al presidente Marsilio. Luigi Nigri è un mediatore, se posso dire così, con l'Unione Europea e si rapporta con il nostro direttore, la dottoressa Emanuela Grimaldi, che ovviamente ringrazio anche per le sue attività. Prego, dottor Nigri. Grazie, buongiorno a tutti. Vorrei innanzitutto rivolgere un ringraziamento doveroso da parte mia e da parte dell'istituzione statunitaria che vi rappresento. Microfono. Marsilio, per aver permesso la realizzazione di questa conferenza stampa che ritengo sia un atto doveroso nei confronti del pubblico. Dottor Nigri, mi scusi, devi avvicinare. Ancora di più, ecco, no. Dovevo in realtà dire. Niente, confermo la volontà di ringraziare il Consiglio per l'organizzazione di questa giornata di trasparenza, per assicurare la visibilità al risultato e ai risultati che abbiamo raggiunto e che ci proponiamo di raggiungere. E ho ritenuto doveroso da parte mia, prima della fine dell'anno, dare visibilità via il tweet affidato all'ufficio di Roma della Commissione Europea all'importante risultato che avete raggiunto come regione, ossia non il solo raggiungimento ma il superamento del minimo di spesa del 2019 per 2 milioni di euro, un risultato di cui credo che possiate essere orgogliosi, e naturalmente questo risultato vuol dire tutta una molteplicità di realizzazioni, ne visiteremo una, il sindaco ci ha illustrato con dovizia di particolari il progetto che andremo a visitare. Il risultato globale che vi fa senz'altro onore, il risultato che si ripete quest'anno in termini migliorativi rispetto al risultato dell'anno scorso, risultato che spero voi, sono sicuro che voi confermerete alla fine, se non prima, del 2020. Una parola specifica per passare subito la parola al vostro Presidente sull'importanza del settore sul quale noi facciamo un focus oggi, quello del contrasto al dissesto idrogeologico. È un settore di fondamentale importanza, lo stanziamento del programma è di tutto rispetto, avete fatto cosa molto molto intelligente nell'ambito dello stanziamento aggiuntivo delle risorse nel 2017 con decisione comunitaria del 2018 assegnare altri 20 milioni. Noi oggi che cosa constatiamo? Constatiamo non il futuribile faremo, diremo, ma constatiamo che i cantieri sono stati aperti, constatiamo che grazie ai vostri tecnici le cose si stanno facendo, ne andremo a visitare una. È un settore di fondamentale importanza perché se ne parla molto in Italia, però forse si conclude un po'. Quello che noi vogliamo, il messaggio che noi credo congiuntamente vogliamo trasmettere oggi è che la tematica del contrasto al dissesto idrogeologico non solo è di fondamentale importanza, ma è di fondamentale importanza perché noi realizziamo delle opere che sono indispensabili per la nostra società, per le nostre comunità, perché se non stiamo su un territorio solido, su un territorio non solido, su un territorio ballerino, franoso e problematico, non si può costruire proprio niente. Quindi, concludendo, un grazie a tutti voi, noi nelle prossime settimane apriremo formalmente due cantieri, proseguiremo l'opera di sorveglianza speciale, se così posso dire, o intensa del cantiere 14-20, e apriremo domani con un primo brainstorming la preparazione del prossimo programma 21-27, nel quale personalmente auspico che ci sia largo spazio alla tematica del contrasto al rischio idrogeologico e al rischio sismico. Grazie e buona giornata a tutti.
dopo procediamo con il sopralluogo. Prego, Presidente. Grazie, mi unisco anche io ai ringraziamenti, cominciando dal Sindaco, perché i risultati che si ottengono sul territorio nell'impiego di questi fondi sono il risultato di un gioco di squadra. La Regione, diciamo, è un altro dei soggetti mediatori attraverso il quale poi passano i soggetti attuatori, i singoli comuni, le province, i comuni coordinati dal lavoro dell'assessorato, dei dipartimenti, delle nostre direzioni, quindi c'è qui tutta la squadra presente a esibire con legittimo orgoglio questi risultati. Io ringrazio il dottor Nigri non solo per aver segnalato dall'alto dell'istituzione che rappresenta i progressi raggiunti dall'Abruzzo, aver scelto l'Abruzzo evidentemente non a caso come regione simbolo in questo anno di un'accelerazione, di un avanzamento che noi ci eravamo impegnati a fare esattamente poco meno di un anno fa, quando abbiamo assunto l'onere di governare questa regione e quando abbiamo dovuto registrare purtroppo la difficoltà di raggiungere gli obiettivi e magari di raggiungerli nel minimo indispensabile negli ultimi giorni dell'anno. Ecco, quest'anno sia il Fondo Sociale che il Fondo di Sviluppo, sia l'FSE che il FESR hanno ottenuto il raggiungimento degli obiettivi minimi già a fine novembre, primi di dicembre. Nel corso del mese di dicembre hanno continuato a macinare altri, diciamo, risultati e certificazioni, e quindi a raggiungere un risultato che avete visto anche nei numeri che sono stati distribuiti, dico a beneficio della stampa, non solo raggiungono l'obiettivo minimo, ma lo superano in entrambi i casi di almeno il 10%, cioè fatto 10 la spesa si raggiunge 11 e oltre, fatto 20-22 la spesa si arriva a 25 milioni e oltre nel caso del FESA. Ringrazio il dottor Nigri anche per aver ristabilito, diciamo, il principio di verità, in particolare rispetto al FESR, dove al netto dell'asse 9 che è stato finanziato solo lo scorso anno, quindi impossibile da spendere vista, diciamo, anche l'oggetto della spesa, non sono contributi che si possono magari distribuire a sportello con un bando che dura 3 mesi, ma trattandosi di interventi sull'antisismica, sul ripristino del dissesto idrogeologico nelle aree del cratere sismico, si tratta di opere pubbliche che necessitano di almeno 2 anni solo per fare i progetti e le gare, ammesso che avessimo appunto progetti pronti, almeno un anno e mezzo ci vuole solo per l'affidamento delle gare, quindi diciamo, la certificazione della spesa non potrà che avvenire se non appunto dopo questo lungo tempo. E quindi al netto di quello stanziamento la percentuale che raggiunge il FESR dell'Abruzzo è molto più elevata, raggiunge e supera il 26 e il 27%, pari al Veneto, superiore alla Lombardia, e quindi insomma pone l'Abruzzo in una condizione diversa, ma su questo non voglio ulteriormente sindacare. Noi appunto ci rendiamo conto che questa regione aveva accumulato dei ritardi 3-4 anni precedenti. Il nostro impegno di accelerare per recuperare questo ritardo dà dei risultati e vengono certificati non da una parte politica ma dall'istituzione che vigila, e noi con l'istituzione europea vogliamo continuare ad avere questo rapporto costruttivo e collaborativo, cioè noi non vediamo i rapporteur o gli uffici della Commissione come dei nemici rispetto ai quali doverci difendere e dover argomentare o giustificare, ma come dei collaboratori che ci aiutano, ci consigliano, ci magari suggeriscono anche le migliori pratiche di altre regioni d'Italia e d'Europa che spendono i fondi, li spendono bene. I nostri dirigenti hanno, oltre alla competenza tecnica e la professionalità, uniscono anche l'umiltà di collaborare con questo spirito di apertura, perché non si finisce mai di imparare ovviamente, e quindi se ci sono buone pratiche da seguire, da importare, siamo pronti ad adottarle e magari a diventare noi stessi buona pratica e buon esempio per gli altri. Questo lavoro, questo modo di lavorare, questo metodo sta dando i suoi frutti, e ora andiamo anche a vederli e toccarli con mano, perché è importante questo aspetto. Con oggi iniziamo con questo sopralluogo, una sorta di tour dei vari cantieri, lo faremo, cercheremo, diciamo, di
farlo mese per mese sui diversi assi, con la disponibilità del dottor Nigri a presenziare dove possibile, quando possibile, a questi sopralluoghi, perché è importante che i cittadini vedano, tocchino con mano e verifichino come stiamo spendendo i soldi pubblici, cosa vuol dire la presenza dell'Europa, il lavoro della regione insieme all'Unione Europea per la loro vita, per la loro sicurezza, per il loro sviluppo economico, quindi per le varie settori nei quali si interviene, perché troppo spesso magari rischiamo che non si percepisca questa presenza e questo lavoro e si vanifichi anche il lavoro fatto da questo punto di vista. Io credo che sia utile, sia importante per certi versi rispetto al rapporto con l'Europa, soprattutto in questi anni, in questo clima politico, sociale degli ultimi anni, recuperare un rapporto positivo tra i cittadini e questa istituzione che troppo spesso vissuta magari come istituzione che pone vincoli, che impone regole difficili da ottemperare, costose da applicare, quindi spesso addirittura ostacolo rispetto allo sviluppo economico, alle attività economiche. Dobbiamo invece lavorare e anche dimostrare che l'Europa può e deve essere l'esatto contrario, cioè elemento di facilitatore, di investimento, di crescita, di sviluppo, e per farlo appunto è utile anche mostrare i risultati concreti sul territorio. Quanto al prossimo ciclo, noi abbiamo lo scorso mese, a dicembre, fatto un incontro che ha avuto un grande successo, ci tengo a dirlo alla presenza del dottor Nigri, ma lo avrà sicuramente saputo anche perché ha partecipato il dottor Borrelli, la rappresentanza in Italia dell'Unione Europea. Centinaia di portatori di interessi, di amministrazioni, di associazioni, di categorie, di sindacati hanno a Roseto partecipato con tutta la giunta regionale a questa fase di discussione per preparare il nuovo ciclo. Abbiamo fatto con largo anticipo rispetto all'inizio del prossimo ciclo, siamo intenzionati a fare prossime tappe dedicate specificamente agli amministratori, ai sindaci e alle province, per fare un focus più diretto poi sull'utilizzo in particolare degli assi che prevedono il coinvolgimento delle amministrazioni del territorio e quindi sulla questione dell'erosione della costa o del dissesto idrogeologico, dell'antisismica, diventano assolutamente protagonisti. E questo è un lavoro che ha ottenuto grande riscontro, grande successo, grande apprezzamento, anche alla luce del fatto che nel passato non accadeva questo, non era esattamente così, che troppo spesso i piani e i programmi sono stati calati dall'alto o in maniera astratta o peggio ancora con logiche diciamo lontane dall'oggettività e dalla necessità reale. Noi vogliamo invece fare in modo che il prossimo ciclo di programmazione sia ancora più mirato sulle esigenze reali del territorio e di chi lo vive, che vengano premiate anche nella scelta poi dell'allocazione delle risorse e dei progetti da finanziare la capacità progettuale e programmatica delle amministrazioni, perché è inutile mettere soldi magari su progetti che hanno un grado di fattibilità, tutto da scoprire, tutto da verificare, magari ci vogliono 4 anni solo per arrivare a un livello di programmazione, di progettazione che poi ci fa scoprire che quei soldi o sono troppo pochi o non servivano e quindi abbiamo allocato male le risorse e ci troviamo negli ultimi anni a inventare, a correre per porre rimedio a questo problema. E soprattutto vogliamo appunto che ci sia un percorso trasparente nella scelta. Io, per fare un solo commento ad esempio su come questo asse è dedicato al dissesto idrogeologico e anche all'erosione della costa, devo purtroppo rilevare, e questo è stato oggetto di dibattito anche in Consiglio regionale recentemente, che quasi nulla di questo asse è dedicato al tema dell'erosione costiera e del risolvere il problema che sta devastando le nostre spiagge, le nostre coste, e invece quasi tutte le risorse sono rivolte al problema del dissesto idrogeologico, delle frane, delle sponde dei fiumi e così via, come avete visto anche dal corredo fotografico
degli interventi. Ecco, io penso che nel prossimo ciclo di programmazione bisogna riequilibrare questo asse, magari avere più risorse complessivamente, perché non bastano mai, per la cosa di cui stiamo parlando servirebbero miliardi di euro per fare davvero l'opera che serve per mettere in sicurezza il nostro territorio complessivamente, quindi qualche decina di milioni spesi in 5-6 anni di programmazione sono, come dire, non dico una goccia nell'oceano, sempre benedetti, perché intervengono su situazioni sensibilissime, a volte anche di pericolo letterale, però appunto la vera necessità del territorio sarebbe molto ma molto ed esponenzialmente maggiore, però appunto insieme a richiedere, a vedere se sarà possibile magari mettere più fondi su questo asse, avere più fondi dall'Europa, sicuramente all'interno di questo asse un riequilibrio con il tema dell'erosione, fare finalmente un finanziamento reale, progettuale, prospettico per mettere in sicurezza anche la costa, sicuramente lo dovremo fare. Io mi fermerei qui e darei quindi via dal sopralluogo, in modo che possiamo rispettare anche i tempi che ci siamo dati. Sì, grazie Presidente, perfetto. Se ovviamente la domanda di Vico, essendo una conferenza stampa, se intanto qualche collega vuole fare una domanda, oppure se altri in platea volessero farla, altrimenti ci accogliamo, Sindaco, al suo seguito. Grazie. Prego, sì. Il Presidente giustamente ha ricordato, e io sono totalmente d'accordo con lui, la necessità di mettere in evidenza, dar risalto alle buone pratiche. Io vorrei ricordare che in maniera molto sommessa ma molto concreta siamo andati a visitare un eccellente progetto a Pianella, che fa una cosa che per molti è rivoluzionaria, ma che noi in questa regione abbiamo dimostrato di saper fare, ossia realizzare in seno allo stesso progetto l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica. Quindi nei tavoli romani che noi abbiamo avuto, questa cosa è stata presentata, e abbiamo invitato e avuto l'intervento dell'ingegnere che ha realizzato questo progetto, il messaggio che io ho voluto lanciare, dico sì, ne parliamo per il futuro, però in realtà in una regione come l'Abruzzo coniugare efficientamento energetico e diminuzione del rischio sismico è già una realtà. Quindi è stato molto bello vedere questo intervento assolutamente all'avanguardia in questa scuola di Pianella e farlo vedere anche agli altri, non come promessa, intenzione e parte di un catalogo delle buone intenzioni, ma come cosa assolutamente già visibile, già realizzata secondo le più moderne tecniche di quest'ambito. Quindi veramente le nostre più vive congratulazioni per questo progetto che noi ci auspichiamo sia replicato non solo in questa realtà ma anche in altre realtà regionali. Io mi sono permesso di ricordare questo ottimo progetto abruzzese. Grazie. Grazie.